sfondano porte, perquisiscono alloggi e locali e trovano la droga, eccola nascosta nel vano di questo ascensore. Un'alba quasi blindata nel quartiere di case popolari che circonda una delle piazze di spaccio più importanti della capitale. Quando l'operazione ha inizio è ancora buio a Tor Bella Monaca. 500 uomini, carabinieri, polizia, guardia di finanza sono già in campo. Cominciano dai sotterranei, mentre i vigili del fuoco aprono gli accessi, le grate, le porte di ferro. Un elicottero sorvola la zona, la gente alle finestre tra curiosità e soddisfazione. 80 gli appartamenti controllati, 60.000 euro in contanti sequestrati, 3 arresti per spaccio, 26 denunce. Ad una settimana dal tentato investimento di Don Antonio Coluccia, il prete antimafia, le istituzioni reagiscono. Si è mosso un sistema che ha molto a cuore la città, molto a cuore la capitale, molto a cuore questo quartiere. Nelle stesse ore, con le stesse modalità, pattuglie, militari ed agenti entrano in azione nei quartieri spagnoli di Napoli. La cocaina qui anche nelle tubature dei bagni. Arresti e denunce, scoperto anche un tesoretto da 110.000 euro.